russi all'interno del nostro paese ci vantiamo di essere i salvatori dell'Europa, ma gli stranieri ci considerano in modo molto diverso. Vedono i nostri soldati come la riserva del dispotismo della Santa Alleanza che domina l'intera Europa. Lascia andare queste inutili considerazioni politiche, cos'altro avete da dire? Tutto quello che avevo da dire l'ho scritto. Insistete nel nascondere nomi, fatti, cose che la commissione d'inchiesta già conosce. Ho scritto tutto, lo ripeto. Mi sembra questo il modo migliore per meritarvi il perdono dello zar? Cosa sperate? Credete vi siano altre possibilità per voi se non implorare il suo perdono? Rispondete. Per l'amor di Dio, fate di me quello che volete, ma smettetela di farmi domande! Portatelo via! Credo proprio che abbia detto tutto. È stato spremuto per bene. E adesso chi c'è? Il colonnello Pesta. Ah, il colonnello Pesta. Bene, bene. Lo conosceremo finalmente. Colonnelli, principi, generali. Bisogna proprio concludere che il mondo si è messo ad andare alla rovescia. Hanno tutto, il denaro, le terre, predicano l'uguaglianza, la libertà. Loro. Boh. E cosa vi spingerà ad agire in quel modo contro se stessi? Finora le rivoluzioni erano fatte da ciabattini che desideravano diventare signori. Adesso invece sono i signori che fanno la rivoluzione per diventare ciabattini. Il mondo alla rovescia. Ma forse non è il caso di drammatizzare. Considerate che su 100 persone implicate in questa faccenda 70 hanno meno di 30 anni e solo uno o due superano i 40. E questo significa che la parte sana, matura della popolazione non ha niente a che spartire con questa follia giovanile. Direi ancora i poeti, ma dei militari. La colpa è dei libri, di tutti quei maledetti libri pieni di idee astratte ed assurde. Ma non soltanto dei libri, direi, principe. Ricordate Pugačov, il capo della rivolta cosacca che fece tremare il trono della grande Caterina? Credo non abbia mai visto un libro in tutta la sua vita. Costoro invece sono istruiti, ma fortunatamente non hanno la stoffa di un Pugačov. Lo zar sarà veramente in pericolo quando nascerà un altro Pugačov, ma che abbia fatto l'università. Non è certo sulla cultura che si regge l'impero russo e non è con i libri che si vincono le guerre. Per me, io credo in tre cose: forza, l'ordine e un'organizzazione dello Stato che impedisca alla gente di restare in ozio. Io mi regolo all'antica. Nelle mie proprietà tutti devono lavorare, tutti. E le donne devono fare un figlio all'anno. Bene, signori, riprendiamo il nostro interrogatorio. Colonnello Pesta, risponderete alle domande che vi verranno poste. Ho giurato sul mio onore di non fare nomi. I vostri compagni di congiura, colonnello, hanno detto tutto quello che sapevano. Anche loro hanno esordito in modo insolente, ma la fortezza di Pietro e Paolo è una buona cura contro questo genere di malattie. Infatti dopo hanno fatto a gara nel confessare. Nell'illuminare questa commissione d'inchiesta sui più oscuri particolari di questa vicenda. Conosco anch'io la fortezza. Potremmo farvi assistere a scene che vi farebbero vergognare d'aver legato la vostra sorte a quella gente, colonnello. Eroismo svanito. Adesso tutti piangono, si inginocchiano, implorano perdono.
È rimasta soltanto l'abiezione e l'orrore per quello che è stato fatto. Ecco, colonnello, questa è la confessione firmata di Ruggiero. Leggete, leggete pure. Questa è del principe Avalese. Prego. Come vedete, non è la vostra testimonianza che possa fornirci granché di nuovo. Beh, allora fatemi ricondurre in cella. La commissione si degna di interrogarvi, colonnello Pestel, soltanto per il vostro bene, per sentire se avete da dire qualcosa a vostra discolpa. Io posso solo fare osservare che mi trovo agli arresti dal 13 dicembre scorso, mentre i fatti che hanno dato origine all'inchiesta, il pronunciamento sulla piazza del Senato e la ribellione del reggimento Chernikov sono accaduti tutti dopo il mio arresto. Volete negare la vostra responsabilità nella congiura? No. Io ho voluto la congiura e ho lavorato per la congiura. Ma contesto la legittimità di un tribunale che mi imputa un'insurrezione alla quale io materialmente non ho potuto prendere parte, grazie alle premure della polizia. Questo non è un tribunale, è una commissione di inchiesta. Di cui fate parte voi, il fratello dello zar, e voi dovreste giudicare obiettivamente. La vostra presenza nella commissione d'inchiesta è contraria ad ogni principio di giustizia. Qui in Russia il principio di ogni giustizia è la volontà dello zar. Lo sapete bene? Lo nego. Il fondamento di ogni giustizia è nella volontà di Dio. E chi ne è l'interprete in terra se non lo zar? Il popolo. Il popolo. E voi rappresentereste il popolo. Ma che cosa vuol dire il popolo? Quali sono stati, colonnello, i vostri rapporti nel corso del 1825 nell'ambiente militare di San Pietroburgo? Che rapporti avete avuto con Kondrati Fyodorovich Ruggiero? Col principe Trubetskoy? Riconoscete d'aver tramato la morte dello zar? Sì, lo riconosco. Ma voglio spiegare le ragioni storiche che ci hanno convinto a considerare la fine dell'autocrazia zarista e non tanto la morte di uno zar come la sola speranza di salvezza per la patria russa, il solo mezzo per stroncare in Europa il dispotismo della Santa Alleanza. Ritenete che le vostre opinioni possano interessare questa commissione? Restiamo ai fatti, colonnello. Ma come si possono giudicare i fatti? Senza considerare le ragioni che li hanno provocati. All'autocrazia dello zar si oppone il diritto della nostra gente. Contadini, mercanti, soldati, servi, che potrebbero dare alla Russia pace e ricchezza, se solo fosse concesso loro il primo dei beni di cui mancano, la libertà. La storia della civiltà umana prova che l'accumulazione della ricchezza nelle mani di pochi umilia le masse, ed è all'origine di tutti i mali, della povertà, della fame, dell'ignoranza. E noi diamo in questo l'esempio peggiore. Nel nostro paese il diritto di proprietà di pochi si estende sull'uomo stesso e milioni di uomini sono cose nelle mani di pochi altri, oggetti di così poco conto che un battagliere del Volga costa meno di un cavallo e la vita di un servo contadino è meno preziosa di un aratro. Per questo volevamo la rivolta. Il nostro programma prevedeva la fine dell'autocrazia, l'abolizione della schiavitù, l'uguaglianza di tutti i cittadini e la loro libertà, il riconoscimento della terra come un bene comune di tutto il genere umano e la sua assegnazione gratuita a coloro che la lavorano. Solo così tutti avrebbero concorso al benessere della nazione. Chiedo che le mie dichiarazioni vengano messe a verbale. No, questo non ci interessa.
Vi abbiamo chiesto di restare ai fatti. Io ho meditato per anni sui mali che affliggono il nostro paese. Ho letto tutto quanto gli economisti europei hanno scritto sulla ricchezza delle nazioni. Voi avete letto tutto. Ed ecco dove siete finito, ragazzo mio. Io invece, servendo sempre, fedelmente e senza discutere, ecco che cosa ho ottenuto. Non è la mia sorte che mi preoccupa. È solo l'amore per il mio popolo che mi spinge a parlare. La storia, l'economia, le scienze politiche ci indicano la via per fare del popolo russo un popolo libero e felice. Se volete giudicarci con giustizia, non potrete ignorare le nostre ragioni. La commissione non ne vede l'utilità, colonnello Pestel. Io chiedo che nel nostro incantamento sia scritto. I congiurati volevano l'abolizione della schiavitù e l'uguaglianza di tutti i cittadini. Ecco il delitto di cui voglio essere accusato. Questo mi si imputi. Questo la commissione si assume la responsabilità di imputarmi. No, colonnello Pestel. No. Voi sarete giudicato solo per quello che avete fatto. Ho pensato di fare. Le cause e gli scopi non ci interessano. Confessate di avere congiurato per la morte dello zar? Sì. Tanto ci basta. Grazie. La commissione d'inchiesta, che ben presto prese il nome di commissione segreta, cominciò i suoi lavori il 17 dicembre 1825 e li terminò a maggio del 1826. Riguardò circa 3.000 persone, tra cui approssimativamente 500 ufficiali. La commissione d'inchiesta ha terminato i suoi lavori. Tra qualche settimana la corte pronuncerà la sentenza e poi ce ne andremo. Tra qualche settimana? So così starò tanto. Non avrò pace finché questa storia non sarà finita, una volta per tutte. E poi le suppliche, dame di corte, dame di compagnia di vostra madre, che hanno i parenti fra congiurati. La principessa Valkonskaya, Madame Muraviova. È imbarazzante, ecco. Tra poco sarà tutto finito, mia cara, non dubitate. Maestà, il conte Speransky è arrivato. Fatelo venire. Voi tenete il cane. Bene, maestà. Vi lascio, Nikola Pavlovich, al conte Speransky. Però vi prego, ricordatevi di me. Non respiro proprio. Maestà, buongiorno, conte. Come state? A Dio piacendo bene, maestà. Vi credevo malato. Da molto tempo non ho il piacere di vedervi a corte. So che la mia persona non è troppo gradita a vostra maestà. Vi sbagliate. È tanto poco è vero che ho deciso di affidarvi un incarico assai delicato e al tempo stesso l'occasione di provarmi la vostra dedizione. Ne ringrazio, vostra maestà. Il Dio ha voluto che i giorni del mio regno iniziassero con una prova dura e dolorosa. Zar di tutte le Russie, dal giorno della morte del mio augusto fratello, non ho ancora ricevuto la corona. Per mia volontà, voi lo sapete. Sarò incoronato solo dopo che questa macchia sull'onore della Russia sarà lavata. Quel giorno assumerò la corona di un impero sicuro, pacificato, concorde. Posso contare su di voi? Prego, vostra maestà, di non dubitare un istante. Bene. La commissione d'inchiesta ha già terminato i suoi lavori. Risultati eccellenti. Il male è stato individuato ed ora occorre estirparlo. Secondo il generale Tatishev, per fare una buona polizia, occorre tagliare la testa di 4.000 persone. Questo è eccessivo. Ed in ogni caso inutile. È molto più opportuna una sentenza che distingue tra piccoli e grandi colpevoli, che non faccia di ogni erba un fascio. Oltretutto, le miniere della Siberia hanno bisogno di braccia. Ci servono soldati per combattere contro i montanari del Caucaso. Se qualcuno deve morire, meglio là.
in prima linea da eroe. Le sentenze saranno pronunciate da un tribunale speciale sulla base dei risultati dell'inchiesta. Voi, Conte Speranski, presiderete questo tribunale. Io, maestà. Voi, Conte, è una grande prova di fiducia. Vi prego di volermi esonerare dall'incarico. Molti congiurati sono miei amici. Tutti i miei funzionari dignitari di corte si trovano nelle vostre condizioni. Sì, maestà, ma pur deprecando profondamente quello che hanno fatto, talune delle loro concezioni sulla libertà, sulla necessità delle riforme e di un'evoluzione sociale, sono state le idee che hanno ispirato la mia attività politica nei primi anni di regno dello zar Alessandro. Conte Speranski! La Russia deve stroncare per sempre questa mania di riforme, questo veleno liberale, questo continuo parlare di libertà, di costituzione, di suffragio popolare, di terra ai contadini. Il pronunciamento del 14 dicembre ci offrono questa occasione e io intendo approfittarne. La Russia non farà la fine della Francia, non conoscerà l'inquietudine rivoluzionaria di cui soffre oggi l'Europa. Non ci devono essere dubbi sulla vittoria dell'ordine. Voi siete stato il primo a permettere che si diffondessero tra i giovani russi quelle maledette dottrine. A voi tocca ora condannare le conseguenze. Poiché non siete tra i colpevoli, e di ciò vi do atto, vi chiedo di sedere tra i giudici. Maestà, il mio passato. Pensate al vostro avvenire, Speranski, e non al vostro passato, su cui vi faccio la grazia di porre una pietra. Accettate o non accettate? Accetto, maestà. Bene, Conte. Vi ringrazio. Ancora una cosa. Quel libro di Pestel, La legge russa, deve sparire. Voglio che sia come se non fosse mai stato scritto. Speravo di trovarvi vivo. E finalmente vi vedo dopo tanto tempo. Che cosa succede, Peter? Perché temo che lo sapremo presto. Temo perché temete? Pensate che finalmente, no? Non è il caso di farci illusioni. Forse ci diranno quando c'è il processo. Ma perché sono le cinque? Io credo. Credo per dirci che cosa faranno di noi, è vero, Stan? Allora siamo liberi, non possono condannarci senza processo. Ma perché non vi hanno interrogato? Sì, la commissione d'inchiesta, non il tribunale. Silenzio! Mettetevi in riga! In riga! Entra la corte! San Pietroburgo, 12 luglio 1826. A Sua Maestà Serenissima, imperatore autocrate di tutte le Russie. Rapporto del Supremo Tribunale Speciale istituito per volontà sovrana il 1 giugno del corrente anno. Omissis. Sono stati esaminati 579 casi, in 289 dei quali la Corte ha ravvisato vari elementi e gradi di colpevolezza. Sulla base dei rapporti della commissione d'inchiesta, la Corte ha individuato a carico degli imputati i crimini commessi
o tentati di A. Regicidio, B. Ribellione, C. Ammutinamento. In merito al regicidio la Corte ha creduto di dover distinguere vari gradi di colpevolezza a seconda che i singoli imputati, primo, abbiano inteso commettere regicidio, secondo, abbiano incitato altri a commettere regicidio, terzo, abbiano consentito al regicidio, quarto, abbiano consentito o incitato al regicidio ritirando in un secondo tempo il consenso o l'incitamento, quinto, abbiano consentito ma non incitato al regicidio ritirando in un secondo tempo il consenso, sesto, siano stati a conoscenza dell'intenzione di commettere regicidio senza peraltro esprimere un parere personale in proposito. I colpevoli sono stati pertanto divisi in varie categorie e soffriranno le seguenti pene. I nomi? Silenzio! L'esecuzione della condanna avverrà mediante decapitazione, salvo che per i seguenti cinque imputati. Primo, Piotr Grigorievich Kaczowski. Secondo, Kondraty Fyodorovich Rulieyev. Terzo, Pavel Ivanovich Pestel. Quarto, Mikhail Ivanovich Bestushev, Ryulin. Quinto, Sergei Aleksandrovich Muradyov Apostol, nel cui comportamento la Corte ha riconosciuto particolari motivi di colpa. Contro i cinque colpevoli suddetti si procederà ai termini dell'articolo 19 del regolamento militare del 1716, morte mediante squartamento. Inginocchiatevi. La sentenza del Tribunale Speciale è stata modificata dallo Zar con atto speciale di grazia sovrana e condanne a morte mediante decapitazione sono state commutate nei lavori forzati a vita nelle miniere del Siberia e condanne a morte mediante squartamento sono state commutate nell'impiccagione preoccupandosi paternamente lo zar che non si abbia spargimento di sangue. Le condanne a morte saranno eseguite entro 24 ore dalla lettura della sentenza. Che Dio abbia pietà dell'anima vostra. Amen. Le condanne vennero eseguite alle 3 del mattino del 13 luglio 1826. A causa dell'inesperienza dei carnefici e della loro scarsa pratica nel costruire patiboli, dice il rapporto ufficiale, tre dei condannati, Rulieyev, Kaczowski e Muravyov Apostol, scivolarono fuori del cappio e caddero a terra, ma vennero subito impiccati di nuovo e trovarono quindi meritata morte. Sette giorni dopo, il primo gruppo di esiliati partì per le miniere della Siberia. Il processo e la condanna dei decabristi segnava così la fine di quella che è stata chiamata la prima rivoluzione russa e fu insieme l'inizio di quel movimento di liberazione che meno di un secolo più tardi doveva travolgere l'impero degli zar.